Bene ragazzi, eccoci qua. Molto velocemente vado a dare qualche spiegazione riguardo alle storie che avete visto, le novità delle quali vi parlavo, a fare un attimino di chiarezza. Cosa bolle in pentola? Si tratta di questi progetti che sto portando avanti, ovvero il gaming e lo streaming. Di che cosa sto parlando? Il gaming riguarda un giocare, o meglio, video giocare professionalmente o semiprofessionalmente a un videogame, ovvero quei giochi che hanno una parte, una sfera che riguarda il competitivo, cioè poter confrontarsi con qualsiasi giocatore a livello mondiale, scalare le classifiche e chi da questo ci vive. Cose poi volete saperne di più, andrò a approfondire la questione, a spiegarvi un po' di cosa si tratta. La parte invece che riguarda lo streaming è quella del trasmettere, portare sul web tramite la piattaforma Viola, che sicuramente molti di voi conoscono perché ormai è esplosa da un paio d'anni in Italia, ovvero Twitch, social interattivo, ovvero nel quale voi potete appunto portare tutto ciò che gradite, cioè costruire un vero e proprio TV show dove voi siete i conduttori, i registi, gli sceneggiatori, cioè fate tutto voi. Infatti un lavoraccio all'inizio, io ci sto perdendo la testa da circa un mese, più o meno siamo lì, però poi ne vale la pena quando voi portate tutto questo, avete il vostro spazio sul web e le persone man mano sempre di più, ecco, interagiscono, vi chiedono consigli, vi chiedono un confronto semplicemente. È il vostro spazio, potete fare quello che volete. C'è chi cucina, c'è chi mostra degli esercizi, magari personal trainer, c'è chi semplicemente vuole chiacchierare, si confronta su determinati punti, che sia una partita, che sia una serie TV. È il vostro spazio, fate quello che volete. Come vi ho detto, per quanto mi riguarda, lo utilizzo a livello di videogame e purtroppo la musica non la posso voltare, allora ci spostiamo appunto a YouTube, che magari qualche video lì lo avrete visto di mie performance passate, anche quello è un canale che voglio coltivare in maniera più seria, per quanto possa farlo, perché appunto non sono né un tecnico né ho abilità specifiche col PC, però utilizzarlo per diffondere sempre di più ciò che faccio e comunque continuare a portare avanti il campo musicale che non ho mai abbandonato, però causa anche la situazione attuale è un po' tutto fermo. Cosa c'è di meglio da fare se non poterlo diffondere tramite quel qualcosa che non si ferma mai, ovvero il web, internet, portare lì i miei contenuti semplicemente stando qui in una stanza e niente, andare avanti così e portare allo stesso tempo anche, diciamo, spezzoni di gameplay, video editati dalle mie dirette in modo tale da ampliare il pubblico, arrivare sempre di più, bacino più ampio di gente, creare una vera e propria community nella quale voi già ne fate parte, spero ci entrerete poi a pieno. Quindi ragazzi, che dire, in conclusione, seguitemi ovunque, ecco, su queste nuove pagine che sto aprendo, nell'immediato saranno pronte, Facebook, Instagram, pagine pubbliche. Su YouTube, se non lo fate, ecco, iscrivetevi, al momento troverete giusto qualcosa, però andrà ad arricchirsi sempre di più. E anche su Twitter, che ho visto però non andare ancora tanto in Italia, io sono stato probabilmente tra i primi, l'ho messo nel 2011, infatti quando ne parlavo tutti dicevano: ma che cazzo è sto Twitter? Ho avuto prima quello di Facebook e all'epoca era praticamente conosciuto solo in America, non andava oltre, forse un po' in Asia, però qui niente. Quindi invitate quanta più gente possibile, unitemi anche voi, mi farebbe tanto piacere. Se conoscete, come vi ho detto, qualcuno che vuole perderci la testa, semplicemente vuole svagarsi o è interessato anche a queste cose, ne ha la passione, vuole condividerla, vuole immergersi in questo mondo, saperne di più per quanto io possa consigliarlo. Niente, vi ringrazio allora per l'attenzione, spero di essere stato
esaustivo in questo video. Per qualsiasi altra informazione scrivetemi, contattatemi. Appunto, adesso avete ampio raggio per raggiungermi ovunque. E niente, noi ci vediamo su tutte le piattaforme, su tutti i social disponibili. Un saluto e a presto.